parlato in questa settimana di un altro tipo di apocalisse, l'apocalisse del Bitcoin. Si è parlato di crypto crash con i livelli che sono scesi sotto i 30.000 dollari. Beh, insomma, io ti volevo far commentare appunto la situazione del Bitcoin a partire da un articolo molto interessante che siamo andati a recuperare su Nasdaq.com, che invece ribalta un po' la situazione, dipinge un quadro molto più roseo. Dice: beh, il cielo non sta cadendo, the sky is not falling, perché il prezzo del Bitcoin non ha importanza. In sintesi, che cosa dice questo articolo? Tutti si chiedono che cosa sta succedendo a questo Bitcoin. La nostra risposta è: beh, assolutamente niente. Siccome il mercato è volatile, il Bitcoin, che appunto ha ancora una maggiore volatilità, subisce una riduzione di prezzo, ma questo è assolutamente fisiologico, non dobbiamo scatenare il panico rispetto alle criptovalute. Ecco, Renato, in sintesi, come lo possiamo commentare questo articolo? Allora, è molto interessante quello che sta accadendo in questo periodo, sì, del Bitcoin, dove si parlava del fatto che molti dicevano, molti non so se dicevano, comunque, come alternativa, bene rifugio digitale rispetto al gold. Quindi abbiamo avuto una risposta in questo momento, in questo contesto bellico di guerra, dove si è creata una forte correlazione con Wall Street e soprattutto l'indice tecnologico. Quindi direi che parlare di Bitcoin come alternativa al gold, per il momento i fatti dicono che non è andata così di fronte, sì, ad una guerra. Uno, due, volatilità. È sempre stato il problema della criptovalute in genere, anche essere accettate come mezzo di pagamento. Cioè, per esempio, abbiamo assistito ad una correzione di 30 punti percentuali solo negli ultimi giorni, dai massimi toccati verso i 70.000 a novembre, addirittura più che dimezzato il valore. L'ultima della serie, la compagnia aerea Emirates, ha solo annunciato che accetterà pagamenti in criptovalute, ma io mi chiedo come si fa, cioè come si fa se nel giro di pochi giorni c'è un apprezzamento, anche un deprezzamento di 30-40% a livello anche in 3D, 10 punti percentuali. Cioè io sto comprando un servizio adesso e lo pago X prezzo, domani 10% in più o in meno. Sì. A me questa cosa qui ancora mi riesce difficile inquadrare il Bitcoin come valuta, come mezzo di pagamento. Per il resto la tecnologia, blockchain, tutto ciò che sta dietro oramai è una realtà, non è più il futuro, è una realtà adottata in vari ambiti. Però Bitcoin visto come mezzo di pagamento, lo stesso El Salvador, le finanze del Salvador, che è stato il primo paese a legalizzare, diciamo, corso doppia moneta, con questa correzione che c'è stata non si sa adesso per esempio la situazione quale sia dello stato. E in più leggevo anche un articolo ieri che ci sono molte piattaforme che permettono le transazioni e il trading sulle criptovalute che non godono delle magari garanzie che hanno chi usa banche SIM solitamente, quindi una certa protezione dei propri soldi, tranne quelli del wallet, chi ce li ha, chi li detiene privatamente senza condividerlo con gli altri, però chi si affida invece, diciamo, parcheggia i soldi presso questi exchange, e Coinbase l'ha detto anche, insomma, recentemente, ha comunicato ufficialmente, insomma, sono emersi un po' dei punti deboli della criptovaluta. Ecco, le correzioni, sì, che stiamo vedendo adesso le abbiamo già viste, cioè, non è, abbiamo visto movimenti importanti anche in passato. Ecco, sì, Renato, no, infatti ti volevo proprio sollecitare su questo punto, perché vedo, insomma, che c'è una certa perplessità nei confronti appunto delle cripto come bene rifugio, ma è proprio una questione, insomma, di valore intrinseco della criptovaluta, che appunto l'abbiamo sempre detto è una valuta che è caratterizzata da un'estrema volatilità e quindi più di tanto non possiamo pretendere, oppure una questione invece di maturità, cioè il Bitcoin semplicemente non ha raggiunto ancora quel livello di maturità che gli consente di avere un valore più stazionario. Come la vedi? Dipende, secondo me, l'uso che se ne vuole fare. Quindi uno può decidere e dire: secondo me le cripto sono il futuro, il Bitcoin è il futuro, compra adesso, chiude, spegne i monitor, tutto, e fa un investimento di lungo termine, molto lungo termine. Chi invece vuole speculare nell'intraday, grazie, perché questa volatilità, insomma, per chi fa trading più stretto, operazioni da aprire e chiudere in giornata, possono essere dei movimenti fantastici. E quindi chi invece vuole parlare di Bitcoin come mezzo di pagamento, allora un altro discorso. Quindi, insomma, ci sono varie sfaccettature di questo uso, insomma, che comunque Bitcoin fa parlare. Devo dire che è un argomento
argomento sempre molto caldo anche sui social network. Il Bitcoin comunque è un investimento con una storia relativamente breve e in quanto tale naturalmente sta avendo un'evoluzione. Se non si capisce questo, non si riuscirà mai a cogliere esattamente quella che è la possibile evoluzione e soprattutto non si sarà in grado di relativamente nel breve periodo anticipare quello che è, potrebbe essere il movimento del Bitcoin, non solo del Bitcoin ma di tutte le criptovalute, perché ricordiamoci che comunque è un mercato nuovo, è un mercato che sta avendo un'evoluzione, è un mercato che sta avendo il suo riconoscimento, perché la situazione oggi è completamente diversa rispetto a un anno fa o due anni fa. Abbiamo visto, per chi ancora non lo sa, che è stato creato ufficialmente, è stato riconosciuto da SEC, è stato creato anche un ETF, è stato creato un future, dove ricordiamoci che fino a circa un anno fa c'erano molte persone che giustamente nell'incertezza dicevano ma secondo noi non avrà futuro, non esisterà più, e di contro chi invece diceva no, sicuramente diventerà la moneta di riferimento. Sì. Ecco, diciamo che tutte le criptovalute stanno facendo un'evoluzione. È importante capire quindi, e di questo appunto io ne parlerò il giorno 17 all'IT Forum, come si può investire sul Bitcoin, come si può investire sulle criptovalute, come si può investire in maniera profittevole sul Forex, ma seguendo una determinata metodologia. Nella fattispecie dobbiamo abbandonare l'idea che il Bitcoin è semplicemente una valuta alternativa al dollaro e in quanto tale, come veniva interpretata fino a circa un anno fa, decorrelata dal dollaro, anzi con una correlazione inversa rispetto al dollaro e rispetto all'inflazione, perché così non è più. Da quando i grossi investitori americani, e quindi abbiamo parlato prima del future, abbiamo parlato dell'ETF, quindi è diventato molto più popolare, ma soprattutto è diventato un forte bene di investimento che dovrebbe essere decorrelato, ma così non è più, perché essendo entrati i grossi investitori anche nelle criptovalute, soprattutto nel Bitcoin, nel momento in cui tutto il mercato azionario corregge, automaticamente il comportamento è quello di andare a realizzare anche sull'investimento fatto sulle criptovalute. In più, diciamo che il mercato sta avendo la sua evoluzione, ma ha anche dimostrato una capacità di saper crescere. Allora, se fosse successo quello che è successo la settimana scorsa o una settimana e mezzo fa su Luna, sì, una delle prime 5 criptovalute presenti sul mercato in questo momento, cioè il crash totale, sì, a oggi Luna è stata tolta dalla quotazione, ma praticamente è andata a zero. Bene. Siccome era una delle criptovalute su cui si faceva maggior affidamento anche per, diciamo, il progetto sottostante, se questo fosse accaduto un anno fa probabilmente avrebbe riportato il Bitcoin in area 3.000, 8.000, 7.000, cioè a valori ben differenti di quelli attuali che sono in area 30.000. Esatto. Invece, proprio il fatto che i grossi investitori sono entrati, proprio il fatto che questa criptovaluta sta iniziando ad avere un'evoluzione, sta diventando veramente un asset comunque all'interno dei portafogli, non solo dei grossi investitori, ma anche dei piccoli investitori, sta dando una maggiore stabilità. E quel crash creato da Luna sicuramente ha generato quel forte movimento fino in area 25.000, che possiamo vedere naturalmente qua nel grafico, quindi il minimo toccato. Non è detto che questo 25.088 debba essere necessariamente l'ulteriore minimo, ma sicuramente ha dato un'idea diciamo di una valuta che è in evoluzione positiva come riconoscimento totale. Quindi l'eventuale rottura di 25.088 potrebbe anche portare la criptovaluta in area 19-20.000, ma se il mercato azionario dovesse riuscire a rimbalzare, soprattutto lo Standard & Poor's, è anche possibile che automaticamente dia un buon segnale anche sulle criptovalute. Quindi per il momento ancora non c'è un segnale buy, ma si sta anche qui realizzando un potenziale segnale di rimbalzo. Vedremo nei prossimi giorni e nelle prossime settimane naturalmente quale sarà l'effettivo movimento.
Chiarissimo, davvero chiarissima la tua analisi, Michelangelo. Un'ultima considerazione. Cioè, ecco, è stato fatto questo parallelismo per quanto riguarda appunto le criptovalute e l'economia, il PIL della Cina. Interessante, te lo propongo, voglio naturalmente sapere la tua opinione, proprio per quanto riguarda la maturità, la questione della maturità e della crescita della valuta stessa. Alcuni analisti dicono, ecco, così come diciamo la crescita economica della Cina sarà più solida, più stabile, non quando avremo dei rimbalzi elevati del 6-7%, ma una crescita del 4,5-5%. Lo stesso, ecco, si può dire del Bitcoin, quando diventerà una valuta più solida su cui tutti decideranno e potranno investire in maniera tranquilla, beh, inevitabilmente il suo prezzo scenderà e si stabilizzerà. Ecco, questo parallelismo ti convince ed è davvero così? C'è una correlazione tra solidità e riduzione del valore della moneta stessa? Allora, secondo me la correlazione, stiamo ragionando a braccio naturalmente, sì, la correlazione in questo caso potrebbe esistere sulla stabilità e la minore volatilità, sì, sì, della criptovaluta quando diventerà più matura. Mm-hmm. Ok? E quindi io la correlazione la vedo sotto questo aspetto, sul fatto che la correlazione poi porterà, quindi la maturità porterà una diminuzione dei suoi valori, ecco, su questo non sono necessariamente d'accordo, anche perché ancora oggi il valore, diciamo, della in questo caso del Bitcoin, come di tutte le criptovalute, non è direttamente collegato a un sottostante, se non quel sottostante è parte del progetto per il quale naturalmente la criptovaluta si sviluppa. Quindi sarà importante capire quale sarà effettivamente questo progetto finale. Si parla molto del metaverso, no? Sì, ma sì. Chi oggi è in grado effettivamente di capire quale sarà la dimensione del metaverso? E chi è in grado di capire quanto le criptovalute aiuteranno e incideranno, verranno utilizzate nel metaverso? Ecco, diciamo che oggi ragioniamo con, facendo questo semplice ragionamento, partiamo da alcune ipotesi che però possono avere un'evoluzione assolutamente imprevista. Quello che è sicuro è che la quantità di Bitcoin verrà sempre, il conio, comunque il mining, perché nella fattispecie il conio è per la valuta normale, in questo caso il mining, quindi la possibilità di a tutti gli effetti creare nuova valuta in Bitcoin, andrà sicuramente ad azzerarsi, e di questo per definizione dovrebbe poter portare a una stabilizzazione da una parte e, perché no, a un incremento ulteriore della valuta in funzione di quella che sarà la domanda. Quindi è una situazione completamente differente rispetto alla valuta normale. Ecco perché questo parallelismo fatto, cioè su questo parallelismo fatto io non sono completamente d'accordo.